Quando si parla di rinnovo del contratto, quali sono le condizioni che a oggi risultano fuori dai tempi e fuori da quello che è l'economia? Intanto un rinnovo contrattuale deve alla base la salvaguardia del potere d'acquisto dei salari e quindi questo qui permetta ai lavoratori di avere più disponibilità e quindi mettere al centro quelle che sono la questione dei consumi che purtroppo in questi anni sono passati sempre indietro. E poi dopo questo anche insieme alle condizioni di lavoro, al modo di lavorare, quindi in un contesto anche sociale, il contratto deve dare delle risposte a quello che è la vita al di fuori della fabbrica. Federmeccanica ha assunto una posizione negativa rispetto alle nostre richieste. Noi il 20 di aprile faremo 4 ore di sciopero per avere il rinnovo del contratto. Il rinnovo del contratto non significa solo chiedere salario, ma significa anche avere la possibilità di discutere di un sistema industriale che crei posti di lavoro e possibilità di un'industria che competa internazionalmente. Quindi il contratto è importante perché da lì ne discende anche aspetti che riguardano l'occupazione, l'industria e per noi, per l'Abruzzo, questo è fondamentale. Noi siamo una regione di cerniera fra il sud e il nord. Siamo una regione che vuole continuare a essere una regione industriale e quindi su questo noi spingiamo affinché anche il Presidente e la Giunta regionale capiscano che per noi il sistema industriale che c'è deve essere conservato, preservato, ma deve vedere anche un maggiore sviluppo.